L'ultimo tratto della strada provinciale 209 tra Preci e Visso è piena di frane. La pioggia è continua e i disagi aumentano. Sta piovendo, ormai è notte e il centro storico di Visso praticamente è deserto. La gente lo ha abbandonato perché il centro è veramente molto ma molto pericoloso. Adesso ci stanno invitando ad uscire perché non è conveniente entrare nelle strade del centro storico di Visso, e anche in questo caso si può dire che è una città che sta diventando una città fantasma. I crolli sono tanti, i danni sono tanti, e quindi Visso insomma avrà un futuro prossimo che è veramente molto molto difficoltoso. Non ci sono né feriti né morti per quello che ne so io, però il centro storico è out completamente. Completamente vuoto adesso? Sì, non c'è nessuno. Pericoloso, è pericoloso, cioè è tutto inagibile. Noi non è che possiamo proprio abbandonare il paese. Certo. Abbiamo... Dov'è la gente adesso? La gente sta alla Croce Rossa. 2 mesi dopo Visso è come Amatrice. Il centro storico di questa cittadina è stato completamente evacuato perché è inagibile e molte persone, soprattutto anziani e disabili, sono stati accolti nel centro della Croce Rossa della sezione di Visso. Il parroco di Visso, Don Gilberto, anche lei è uno sfollato? Per adesso sì, ma penso ormai che la casa era messa male in bel po' già dopo la prima scossa, quindi anche la chiesa, sono da fuori quello che si è visto, sono delle lesioni abbastanza serie. Poi domani vedremo col giorno, certamente c'è un tanto disorientamento e le persone, siamo ormai quasi tutti qui raccolti perché il centro storico ormai è chiuso proprio, però la speranza è sempre l'ultima a morire, quindi guardiamo avanti. Certo il tempo ce ne vorrà tanto, però sarà da rimboccarsi le maniche. Che notizia ha della sua comunità sui danni che ha subito? E quello che si è visto, che si sa, ecco, che sentiamo qui in giro, è che le case, la maggioranza, saranno inagibili, anche se non ci sono tanti crolli, però ci sono dei crolli, ma inagibili penso che saranno la maggior parte. Già c'erano case inagibili dopo il 24 agosto, per cui questa volta penso che sarà veramente dura. Lei dopo la prima scossa è andato via, quindi non sa delle conseguenze della seconda scossa? No, stavamo in piazza, per cui abbiamo visto in diretta i crolli che si sono verificati lì in piazza, però certo tutto il paese non abbiamo visto, so della frazione vicina, Villa Sant'Antonio, è crollata la chiesa, c'era un'altra chiesa secondaria pure crollata la facciata. E quindi poi il resto, c'erano già chiese inagibili prima, adesso non è che staranno meglio. Anche la sua canonica inagibile? Sì, sicuramente penso, perché dopo ho visto la prima scossa c'erano già delle lesioni, per cui dopo non sono rientrato. Grazie Don Gilberto.